Ciao ragazzi, oggi parliamo, seppur in maniera molto introduttiva, dell'Eneide, il poema epico per eccellenza della cultura latina e nonché anello di congiunzione fondamentale di una grande catena che comprende tutta una serie di grandissimi capolavori della letteratura universale, direi, dall'Iliade all'Odissea fino alla Divina Commedia, fino ai classici a noi contemporanei. A differenza dei poemi omerici, l'Eneide è ben collocabile in un certo lasso di tempo e soprattutto ha un autore che noi siamo in grado di identificare, a cui siamo in grado di dare un volto, a differenza di Omero. Di Virgilio, che è l'autore dell'Eneide, noi sappiamo abbastanza, sappiamo quando è nato, quando è morto, dove è vissuto, le opere che ha scritto, il rapporto che ha avuto con altri personaggi storici, quindi insomma sappiamo parecchie cose. Non è un nome simbolico come potrebbe essere Omero, è stato un uomo in carne e ossa e l'Eneide è sicuramente sua. Così come possiamo delineare abbastanza bene il profilo di Virgilio, possiamo delineare altrettanto bene il periodo storico in cui l'Eneide è stata composta. Come al solito, le opere letterarie, i testi letterari, che siano in prosa o in poesia, sono sempre figlie del proprio tempo e l'Eneide non fa eccezione. In che periodo storico ci troviamo? Beh, ci troviamo, potremmo dire, agli albori dell'Impero Romano. In questo periodo storico il protagonista assoluto è Ottaviano, il futuro imperatore Augusto. Ottaviano è uscito vincitore da un lungo periodo di guerre civili che hanno insanguinato Roma e ha riportato la pace e ha in maniera piuttosto intelligente, se non astuta, è riuscito a centrare piano piano su di sé tutte quelle cariche che prima invece erano distribuite nella Repubblica. Quindi Ottaviano nel corso degli anni assume sempre maggiori poteri, ma lo fa in maniera pacifica, in maniera graduale. Ottaviano non si presenta come un rivoluzionario, possiamo dire. Non si presenta in Senato e dice: da adesso comando io ho vinto le guerre civili, adesso datemi tutti i poteri e da qui in poi comando solo io. Una strategia del genere sarebbe stata di scarso successo. Già Cesare, Giulio Cesare ci aveva provato e è finito assassinato. Ottaviano, per non commettere lo stesso errore, non si presenta come un innovatore, ma anzi si presenta come un restauratore. Lui dice: bene, io ho riportato la pace. Se voi, senatori, rappresentanti della Repubblica, mi concedete alcuni poteri, io vi garantisco che manterrò la pace, che anzi riporterò Roma ai suoi antichi splendori, riporterò in vigore tutti quei valori morali che hanno fatto grande Roma nel passato. Quindi Augusto si pone appunto come un difensore della tradizione, non come un sovvertitore dell'ordine. Quindi, gradualmente, anno dopo anno, Augusto fa in modo che i poteri gli vengano dati spontaneamente, non se li va a prendere con la forza. E questa strategia si rivelerà vincente, perché appunto, in maniera graduale, un po' come una sorta di, possiamo dire, veleno iniettato a piccole dosi che fa il suo effetto gradualmente, impercettibilmente, ma in maniera inesorabile, Augusto trasforma la Repubblica in un qualcosa di diverso, cioè in un impero, ovvero un sistema politico dove tutto il potere, o almeno tutti i poteri principali, sono accentrati su un'unica persona, cioè l'imperatore, il princeps. Lui stesso.
Quindi, insomma, è un, possiamo dire un capolavoro di strategia politica da parte di Augusto, che riesce a prendere il potere, ma riesce quasi a fare in modo che il potere gli venga dato, piuttosto che essere preso con la forza. E questa strategia, come dicevamo, risulterà estremamente vincente. Fra le altre cose, Augusto capisce che gli scrittori, i poeti, gli uomini di cultura possono, attraverso le loro opere, diciamo, fare propaganda all'impero, un po' come i grafici di oggi, un po' come i registi che fanno gli spot elettorali o che fanno i manifesti pubblicitari. Insomma, Augusto capisce che attraverso la poesia, attraverso la letteratura, lui può fare in modo che gli scrittori esaltino il suo impero. Quindi, nel corso di questi anni, lui offre protezione a tutta una serie di scrittori, li prende un po' sotto la sua ala protettiva, gli garantisce la sopravvivenza, gli garantisce uno stipendio, possiamo dire, e in cambio questi scrittori, nelle loro opere, devono esaltare l'operato di Augusto, devono esaltare la gloria di Augusto come colui che ha riportato la pace, che ha riportato Roma all'antico splendore dopo gli anni difficili della guerra civile. Ed è qui che entra in gioco Virgilio, perché l'Eneide, fra le altre cose, anche questo è un'esaltazione dei valori, profondi della civiltà romana, e fra poco vedremo quali sono, che erano però gli stessi valori che Augusto si vantava di aver riportato a Roma dopo il periodo buio delle guerre civili. Quindi l'esaltazione degli antichi valori della civiltà romana sono di conseguenza anche un'esaltazione dell'opera politica di Augusto. Quindi una grande pubblicità, una grande propaganda dell'età augustea. E l'Eneide, oltre a questo, è anche collegata a doppio filo con l'Iliade e con l'Odissea, perché in questo periodo, appunto, diciamo nell'età augustea, i vari poeti latini vogliono raggiungere il livello di quelli greci, quindi vogliono produrre delle opere in latino che siano belle e importanti almeno quanto quelle greche. Quindi è come se i romani cercassero un nuovo Omero, una nuova Saffo, un nuovo Esiodo. Insomma, ogni poeta latino cerca di eguagliare la gloria di un poeta greco. Ecco, Virgilio vuole in un certo senso essere il nuovo Omero, o meglio, vuole essere l'Omero latino, quindi vuole creare un poema epico come l'Iliade e come l'Odissea. Che così come l'Iliade e l'Odissea erano i poemi rappresentativi dei valori del popolo greco, anche un po' dei difetti del popolo greco, quindi sono poemi che appartengono a tutti i greci, l'Eneide, sarà il poema rappresentativo dei valori della civiltà romana. E chiaramente questi valori sono incarnati dal protagonista del poema, che è Enea. Cosa racconta l'Eneide? L'Eneide racconta, ha come protagonista appunto Enea, che è un principe troiano, che scappa da Troia quando questa viene conquistata dai greci. Quindi possiamo dire che l'Eneide prosegue la storia dell'Iliade. L'Iliade si conclude prima della presa di Troia. L'Eneide racconta in un certo senso cosa è successo dopo, però stavolta dal punto di vista dei troiani. Enea è un principe troiano che la notte in cui Troia viene espugnata, incendiata e rasa al suolo, Enea riesce a mettersi in salvo, lui insieme alla sua famiglia, al figlioletto Iulo, e insieme al padre Anchise, all'anziano padre Anchise. Quindi l'Eneide racconta la fuga di Enea da Troia, un lungo viaggio
che Enea compie insieme ai pochi troiani superstiti, quindi una serie di un lungo viaggio che Enea compie alla ricerca di una nuova patria. Troia ormai è perduta, i troiani sopravvissuti, guidati da Enea, dovranno trovare una nuova patria, dove fondare una nuova città e dove permettere alla propria stirpe di non morire, di continuare. Quindi tutta la prima parte dell'Eneide racconta i viaggi di Enea, appunto alla ricerca di una nuova patria. Enea tocca diversi luoghi insieme ai suoi compagni, alcuni luoghi sono gli stessi di Ulisse. Enea spesso si trova, arriva in luoghi dove è già stato Ulisse, finché non arriva nel Lazio e la seconda parte dell'Eneide appunto racconta l'insediamento di questi troiani superbi, Enea, insomma, nel Lazio, gli scontri con le popolazioni che già abitavano nel Lazio e la vittoria finale di Enea e quindi l'insediamento definitivo dei troiani. Il figlio di Enea, Iulo, sarà il fondatore di una città di nome Alba Longa e i pronipoti di Iulo saranno nient'altro che Romolo e Remo, e Romolo è il fondatore di Roma. Tra l'altro, Iulo, il figlio di Enea, è anche il fondatore di una stirpe, ovvero la gens Iulia, cioè la famiglia Giulia, da cui appunto discenderanno Romolo e Remo, ma da cui discenderà secoli dopo anche Giulio Cesare e anche Ottaviano. Quindi c'è un filo che collega Enea a Iulo, a Romolo, a Cesare e a Ottaviano. Quindi praticamente Enea è un po' il lontano antenato di Augusto. Quindi celebrando Enea, Virgilio celebra anche di fatto la gloria di Augusto. Quindi l'Eneide è divisa in due parti. Una prima parte, che assomiglia un pochino all'Odissea, in cui si raccontano i viaggi di Enea e le varie disavventure di Enea, che affronta tanti pericoli, almeno quanti ne ha affrontati Ulisse. La seconda parte, invece assomiglia un po' più all'Iliade perché c'è una guerra fra due popoli, in particolare fra i troiani che sono sbarcati e la popolazione dei Rutuli, comandata dal re Turno, e alla fine c'è la vittoria di Enea. Quindi c'è una prima parte di viaggi ispirata all'Odissea e una seconda parte di guerra ispirata all'Iliade. Tra l'altro, sappiamo che l'Iliade e l'Odissea sono composte da 24 libri ciascuna, e l'Eneide è composta da 12 libri, quindi esattamente la metà dell'Iliade e dell'Odissea, appunto per testimoniare questa ripresa. Virgilio, insomma, dichiara apertamente di ispirarsi all'Iliade e l'Odissea. Il personaggio di Enea è chiaramente il protagonista, un po' come Ulisse lo era dell'Odissea. Enea è sostanzialmente l'incarnatore di una serie di valori che sono i valori fondativi della civiltà romana. Questi valori sono riassunti in quello che si chiama Mos Maiorum. Per i romani il Mos Maiorum erano sostanzialmente le usanze degli antenati, quindi una serie di regole morali alle quali qualsiasi buon romano doveva attenersi. Quindi una serie di valori, io qui ve ne ho riportati alcuni, per esempio la fides, la fedeltà, la lealtà, la pietas, che è la devozione, l'obbedienza agli dèi, la maiestas, che è, possiamo dire, un atteggiamento serio e dignitoso, così come la gravitas, e poi la virtus, che è invece il valore, la forza fisica, il valore militare. Ecco, qualsiasi romano degno di questo nome doveva incarnare questi valori. E Enea, come vedremo, è colui che rappresenta proprio questi valori. Quindi Enea è il fondatore di quella serie di valori che
poi diventeranno i valori fondamentali della società romana. Quindi, per capire meglio, il rapporto che c'è fra l'Eneide e l'Ilia dell'Odissea, può essere utile un confronto con i proemi. Come sappiamo, il proemio è l'inizio di un poema epico e possiamo dire che nel proemio è già contenuto tutto, perché nel proemio si trova già l'anticipazione della trama dell'opera e anche i valori, i concetti fondamentali che verranno analizzati in quell'opera. Quindi nei primi versi di qualsiasi poema in realtà c'è già tutta l'essenza di quello che sarà il poema stesso. Adesso leggiamo il proemio dell'Eneide in traduzione italiana e vediamo di fare un confronto con i proemi dell'Iliade e dell'Odissea. L'Eneide comincia così. Le armi canto e l'uomo che per primo da terra troiana venne, fuggiasco per fato sugli Itali lidi lavini. Spinto da forze divine per terre e per mari, a lungo fu tormentato per l'ira testarda dell'aspra Giunone. Molto soffrì pure in guerra per fondare la città, pur di introdurre gli dèi nel Lazio. Da ciò la stirpe latina, i padri Albani, le mura di Roma gloriosa. O Musa, ricordami le cause per quale oltraggio alla sua divinità, per quale rancore la regina degli dèi costrinse un uomo così pio a dibattersi in tante sventure, ad affrontare tanta fatica, eccetera, eccetera. Quindi, già dal primo verso è chiaro quale sarà l'argomento dell'opera. Virgilio canterà le armi, cioè le vicende di guerra, e l'uomo, cioè Enea, che per primo, fuggendo da Troia, arrivò sugli Itali lidi lavini. I lidi sono le spiagge, le coste, quindi sulle coste dell'Italia. Lavinio potrebbe essere un sinonimo per Italia, era un nome di. Era come veniva chiamata la costa dalle popolazioni che già abitavano in Lazio. E Enea compirà questo viaggio non per sua spontanea volontà, ma spinto dalle forze divine, dal fato, dice. Enea è fuggiasco per fato, è costretto a fuggire da Troia e a seguire e a obbedire al proprio destino. Quindi, spinto da forze più grandi di lui, Enea viaggerà per terre e per mari. E sarà tormentato a lungo perché Enea è perseguitato dalla dea Giunone, che sarebbe Era in latino. Giunone è la moglie di Giove o Zeus, che nella guerra di Troia patteggiava per i greci. Quindi Giunone era nemica dei troiani, e siccome Enea è un troiano, Giunone lo perseguita. In tutto il viaggio compiuto da Enea, Giunone farà di tutto per ucciderlo, per impedirgli di arrivare nel Lazio, per impedirgli di stabilirsi lì. Quindi Enea per questo soffrirà molto per fondare la città, perché Enea, diciamo, fonderà il primo insediamento di troiani nel Lazio, poi Iulo fonderà Alba Longa, e, come abbiamo detto, da cui poi nasceranno Romolo e Remo. E Romolo fonderà Roma. Quindi Enea è colui che ha introdotto gli dèi nel Lazio, cioè Enea ha introdotto per primo nel Lazio gli dèi sarebbero quei valori, quel culto religioso che sta alla base della nascita della civiltà romana. Quindi Enea è stato il primo, è stato colui che ha dato il via veramente alla stirpe romana. Quindi da ciò infatti nascerà la stirpe latina, cioè i romani, i padri Albani e le mura di Roma gloriosa. Quindi è vero, Enea non fonda Roma, ma è comunque lui a dare il via a quella serie di eventi che porteranno alla fondazione di Roma. La seconda parte del proemio è la classica invocazione alla musa, quando il poeta chiede aiuto alla divinità affinché gli dia la forza per
raccontare tutto quello che deve raccontare, quindi compiere questa enorme fatica di raccontare una storia lunga e complessa nel modo migliore. Quindi, o Musa, ricordami le cause, per quale oltraggio alla sua divinità, per quale rancore la regina degli dèi, cioè Giunone, costrinse un uomo così pio a dibattersi in tante sventure, ad affrontare tanta fatica. Quindi la caratteristica principale di Enea è essere pio. E adesso vedremo che cosa significa. Prima vediamo quali sono le riprese, cosa prende Virgilio dall'Iliade e cosa dall'Eneide. Beh, innanzitutto, ripartendo dal primo verso, le armi che rimandano proprio alla guerra, è chiaramente una ripresa dall'argomento dell'Iliade. L'Iliade parla di guerra. Quindi Virgilio, per la parte della guerra, si ispira all'Iliade. Quindi la seconda parte dell'Eneide, come dicevamo, sarà ispirata all'Iliade. E dell'Iliade possiamo dire Virgilio prende anche l'ira. Ira è la prima parola che compare nel proemio dell'Iliade, in quel caso era l'ira di Achille. Invece qui l'ira è l'ira divina di Giunone che perseguita Enea, ma è comunque un sentimento che Virgilio riprende direttamente dall'Iliade. Quindi l'ira di Achille che provoca enormi dolori agli Achei, perché Achille si ritira dalla battaglia, quindi gli Achei senza Achille non possono vincere e subiscono molte perdite, così l'ira di Giunone infligge molti dolori a Enea. Quindi il concetto di guerra e il concetto di ira e di dolore provocato dall'ira sono ripresi direttamente dall'Iliade. E cos'è che invece si riprende dall'Odissea? Beh, possiamo dire il secondo concetto, l'uomo. Così come ira era la prima parola dell'Iliade, la parola uomo è la prima parola dell'Odissea. L'Odissea ha come protagonista l'uomo, l'essere umano, cioè Ulisse. In tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue qualità e i suoi pregi e i suoi difetti. Quindi, già nel primo verso dell'Eneide sono presenti entrambi i temi dell'Iliade e dell'Odissea. Virgilio li riprende entrambi, riprende la guerra dall'Iliade e l'attenzione all'uomo, dall'Odissea. Enea, come Ulisse, viaggia molto. Conosce tanti luoghi sconosciuti e ha molte esperienze in giro per il mondo. Infatti, Ulisse è l'uomo che a lungo errò e anche Enea è costretto a viaggiare per trovare una nuova patria. Però questa è anche la cosa che differenzia Enea da Ulisse, perché è vero, Ulisse un po' è costretto a viaggiare perché lui vorrebbe tornare a casa, ma il fato un po' lo porta di qua e di là. Però noi sappiamo che Ulisse, una delle caratteristiche principali di Ulisse è la curiosità, come sappiamo. Quindi, in un certo senso, a Ulisse viaggiare piace. Ulisse è costretto a girare diversi luoghi, ma in fondo gli piace, lo fa volentieri perché è desideroso di conoscere, di scoprire. Di conoscere popoli e usanze sconosciute. Pensate solo all'episodio del Ciclope, no? Ulisse vuole a tutti i costi entrare nella caverna, sapere chi ci abita, sapere se gli abitanti di quella terra sono civili o incivili, se sono uomini o mostri. Quindi in realtà Ulisse è spinto da una sete di curiosità che lo spinge ad affrontare il viaggio in maniera positiva, propositiva. Invece Enea è costretto a viaggiare perché non ha più una casa. Mentre Ulisse deve tornare a casa, una casa ce l'ha, insomma, e deve tornarci, Enea non ha più una casa, non ha più una patria, ne deve trovare un'altra. Quindi Enea viaggia per necessità, lui non è che vuole viaggiare, lui se ne starebbe volentieri a Troia, sarebbe rimasto volentieri nella sua patria, a casa sua. La sua casa è stata distrutta e quindi lui è necessario, sente la necessità, cioè è spinto dalla necessità di viaggiare, quindi non lo fa per sua scelta e
non ha un reale interesse a scoprire terre nuove, è costretto a farlo, mentre Ulisse è in un certo senso costretto, ma lo fa comunque con piacere. Una qualità che Enea condivide con Ulisse è il dolore. Ulisse molti dolori patì, quindi soffrì molto prima di tornare a casa. Allo stesso modo, anche Enea, prima di trovare una nuova casa, sarà costretto a patire molti dolori, ad avere molte disavventure e a dover superare una buona dose di sofferenza. Appunto, sulla meta abbiamo appena detto, quello di Ulisse è un ritorno a casa, quello di Enea invece è un viaggio verso l'ignoto per trovare una nuova casa. Quindi vedete, c'è una ripresa e allo stesso tempo una differenza. Lo stesso discorso possiamo farlo per l'Iliade, perché l'Iliade racconta una guerra per distruggere una città, mentre nell'Eneide si racconta una guerra per costruire una città. Quindi è allo stesso tempo una ripresa e un distanziamento. Quindi Virgilio prende dei concetti dall'Iliade e dell'Odissea, ma poi li rielabora in maniera del tutto originale, personale. Anche l'invocazione alla musa, vedete, nell'Iliade e nell'Odissea è all'inizio, vedete, al primo verso per entrambi. Invece nell'Eneide la troviamo in secondo piano. Questo perché sembra che il poeta, cioè colui che racconta la storia, stia cominciando a ritagliarsi un po' più di importanza, è sempre più centrale il ruolo del poeta, quindi l'invocazione alla musa viene un po' posticipata. Quindi abbiamo detto, Enea è un troiano ed è un soldato, queste sono le due cose che ha in comune con l'Iliade. È un uomo che viaggia e quindi questo ce l'ha in comune con Ulisse, ma Enea ha anche delle caratteristiche che sono solo sue, che sono proprio originali sue. La caratteristica principale è appunto questa: essere pio. La parola pio viene da pietas, e la pietas era proprio, vedete, una delle caratteristiche del Mos Maiorum. Pietas non significa pietà, significa obbedienza e rispetto verso gli dèi. La caratteristica di Enea è quella di essere obbediente agli dèi, molto rispettoso degli dèi, quindi fa tutto quello che gli dèi gli ordinano di fare. Anche se questo gli costa molta, molta sofferenza, non sempre quello che il fato che gli dèi ci impongono di fare è piacevole, ma la caratteristica principale di Enè è proprio questa, è la pietas, è un uomo pio. È un uomo rispettoso e obbediente degli dèi. Quindi Virgilio si chiede: come mai Giunone, che è una dea, ha perseguitato, continua a perseguitare quest'uomo che invece è così rispettoso nei confronti degli dèi? E quindi è questa la caratteristica che differenzia Enea dai protagonisti dell'Iliade e dell'Odissea. Quindi io vi ho messo in rosso, diciamo, i concetti ripresi dall'Iliade. In blu i concetti ripresi dall'Odissea, ma la pietas l'abbiamo messa in verde perché è una caratteristica proprio tipica di Enea. Quindi, per riassumere dal proemio, le riprese tematiche sono le seguenti. Dall'Iliade c'è una prima metà che parla del viaggio, quindi la possiamo chiamare metà odissaica, ispirata all'Odissea. Una seconda metà che invece possiamo chiamare iliadica, cioè ispirata all'Iliade, dove c'è appunto una guerra, però abbiamo detto che è vero, c'è una guerra, ma è una guerra di fondazione, serve per costruire qualcosa, mentre la guerra di Troia aveva scopo distruttivo, distruggere la città di Ilio. E per quello che riguarda invece la metà odissaica, abbiamo detto se il viaggio di Ulisse è un ritorno in patria, quello che i greci chiamavano nostos, quella di Enea è un viaggio di fuga dalla propria patria alla ricerca di una patria nuova. Ok? Per quello che riguarda gli dèi, sì, qui c'è una ripresa, insomma, gli dèi dell'Eneide sono abbastanza simili a quelli dell'Iliade e dell'Odissea, quindi sono degli dèi molto capricciosi, iracondi, che non esitano a punire
violentemente i mortali, se infatti Ulisse era perseguitato da Poseidone, Enea è perseguitato da Giunone. E allo stesso modo, così come Ulisse è protetto da Atena, Enea sarà protetto da Afrodite, perché Enea, anche Enea ha origini divine. Enea è figlio di Afrodite, Afrodite è sua madre, quindi chiaramente lo protegge durante il viaggio. E poi appunto abbiamo un confronto fra i tre protagonisti dei tre poemi omerici che incarnano valori diversi. Achille incarna l'ira e il desiderio di gloria, quello che i greci chiamavano Kleos. Odisseo è portatore di curiosità, di astuzia, di pazienza, cioè di saper sopportare il dolore. Enea, le caratteristiche di Enea sono la pietas, quindi l'obbedienza, la devozione per gli dèi e la sofferenza. Enea soffrirà tantissimo, forse anche più di Ulisse, perché appunto, come abbiamo detto, in fondo Ulisse sa che se tornerà a casa avrà tutta la sofferenza che ha avuto, avrà una ricompensa, mentre Enea non lo sa di fatto verso dove sta andando, non sa dove potrà fondare la città e non sa neanche se riuscirà a fondarla. Quindi il viaggio di Enea è un viaggio nell'ignoto assolutamente. E però Enea sopporta tutte le difficoltà e tutte anche le tentazioni che si ritroverà a dover fronteggiare, perché appunto Enea è pius, è pio, è obbediente, è osservante dei comandi degli dèi. Quindi l'Iliade e l'Odissea rappresentano la fonte principale di Virgilio per la costruzione dell'Eneide, ma allo stesso modo Virgilio introduce, sfrutta, diciamo, usa i valori dell'Iliade e dell'Odissea per costruire un qualcosa che a sua volta è nuovo ed è originale. Spero di essere stato chiaro, spero che questa lezione vi aiuti anche magari per un ripasso del sistema dei valori, delle tematiche dell'Iliade e dell'Odissea, e spero che vi sia servita, vi possa servire come punto di partenza per uno studio un po' più approfondito dell'Eneide. Con questo vi saluto e ci vediamo la prossima volta.